Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Nelle scorse settimane vi ho portato su questo canale il video del Brew Day con annessa ricetta della mia prima Schwarzbier. Una birra, diciamo, nata quasi per gioco, come ho detto nel video del Brew Day. Si trattava di una birra nata perché volevo provare a fondere una porter a una bassa fermentazione. Quindi ho trovato in questo stile un po' il compromesso che mi avvicinava il più possibile a questa mia idea di birra. E con il video di oggi, visto che sono già passate un paio di settimane di fermentazione, più altre 5 settimane di lagrizzazione a 3-4 gradi, vi porto questa birra nel bicchiere, magari andandovela a raccontare. Vi anticipo già che questa settimana siamo ad inizio di maggio e se non erro questo sabato o domenica ci sarà la prima tappa del campionato Moby, tappa alla quale ho mandato questa birra, perché così, spoiler, la trovo comunque ben riuscita. Sarò onesto, non ho velleità particolari di vittoria, però voglio un po' capire a che punto sono. Perché non mi dispiace come produzione al netto di qualche, diciamo, difettuccio, poi difettuccio non è il termine corretto, ma di non precisa attinenza secondo me allo stile. Però andiamo magari a scoprirla insieme. Per cui mi sono già preparato il mio bicchiere prendizzato Project Zero e una bella lattina presa dal frigorifero circa un 20 minuti fa. Qui andiamo ad aprirla. Spero di aver pulito abbastanza bene il bicchiere perché negli ultimi video era non sgrassatissimo. Infatti un po' di CO2 si attaccava al bicchiere, però in questo caso credo che ho fatto un ottimo lavoro. Ecco qua la birra per come si presenta. Allora, nei video ho notato che risulta sempre un pelo più scuro di quello che in realtà è. Anche se, a dire il vero, questa Schwarzbier non è nera, è marrone molto scuro. Infatti, dal punto di vista estetico, direi che così si presenta. È veramente, veramente molto, molto limpida. C'è da dire che si fatica a vedere attraverso perché comunque è molto scura, però esteticamente si presenta con un ottimo cappello di schiuma, una schiuma molto, molto fine. In alcune lattine ho trovato una grana non regolarissima, però direi che da quel punto di vista, diciamo, estetico, ineccepibile secondo me, quindi mi do un 3 su 3 con pacca sulla spalla. Andiamo a sentire un attimino a naso cosa ci racconta. Allora, dal punto di vista del naso ci trovo sicuramente una buona componente di cioccolato, un interessante cioccolato, mi viene da dire al latte. Ci sento anche un po' di erbaceo, direi quasi di parte di luppolatura, di resinoso in secondo piano. Poi comunque, diciamo, la base maltata secondo me la fa da padrona. Però ci sento anche una nota di torrefatto, forse in eccesso, ed è per questo che prima parlavo di non perfetta attenenza allo stile, a mio avviso. È uscita, secondo il mio modesto parere, è una sorta di porter, quindi un ottimo cioccolatoso, unita appunto a una bassa fermentazione, ma che vira verso una stout, quindi con un tostato un po' più spinto. Questo è quello che si percepisce a naso. Però dai, andiamo a assaggiarla. Salute! Allora, ovviamente non è la prima birra che ho assaggiato. Direi che dal punto di vista della carbonazione è abbastanza spinta. Sono stato sui 2,7 volumi. A mio avviso è perfetta per lo stile. Forse un po' alta, però a me piace così. Le basse fermentazioni mi piacciono con una bolla abbastanza spiccata. E comunque trovo che una bolla del genere su una birra di questo tipo migliori un po' l'equilibrio in bocca, la renda un po' più scorrevole di quello che probabilmente con una bolla più, con una carbonazione più bassa magari non sarebbe. Per quanto riguarda il discorso lato bocca, anche qui arriva il problema che
ci ritrovo un tostato in eccesso. La trovo un po' troppo simile a una stout per certi versi. Ora, magari non sarà il termine corretto, però ci trovo una parte tostata un po' predominante. Allora, sia in bocca che a naso non trovo difetti di fermentazione. La birra, secondo me, da quel punto di vista è andata benissimo, quindi fermentazione impeccabile. Il Munich Lager, che ormai ho imparato abbastanza a gestire, mi ha lasciato una birra molto molto pulita, quindi una ottima bassa fermentazione. Ecco, probabilmente sulla parte dei grani scuri ci sarebbe ancora da lavorare. In una prossima, sicuramente avverrà prova con lo stile, magari in questo autunno, andrei a modificare un po' l'inserimento dei carafa, che ricordo sono stati aggiunti in rampa verso la fase di alfa-milasi, quindi prima di arrivare alla sosta di 10 minuti a 72 gradi. Probabilmente questi malti, immagino io, sono stati troppo a contatto con il mosto, non lo so, magari quello non è la motivazione. Non ritengo di averne usati troppi, perché comunque sono stato su un 3,5, meno del 4% per il Carafa Special 2 e per il Carafa Special 3, quindi ritengo abbastanza bassi, ma magari mi sbaglio. Eventualmente proverò a lavorare su ritardare l'inserimento, l'aggiunta di questi malti speciali, o comunque trovare un'altra soluzione, un cold steeping, insomma, cercherò di capire come lavorarci dietro. Diciamo che potrei anche magari abbassarli un pelo, visto che comunque anche a livello di colore ci siamo già, anzi siamo forse anche per certi versi alti, e comunque volendo correggere il colore posso agire in un altro modo, per cui devo un attimo studiare come cercare di gestire questa ricetta per il futuro. Però tutto sommato è una bassa fermentazione che è venuta comunque molto bene, una lager scura secondo me che può prendere comunque un buon punteggio. Io la trovo più che sufficiente, quindi per me una birra sufficiente in un concorso deve aver preso almeno i 30 punti su 50. Poi è vero che qualcuno è anche da BJCP, già da un 20-25, se non sbaglio 25, dovrebbe già essere classificata come sufficiente, però secondo me una birra sotto il 30, insomma, c'è da lavorarci. Qui punto a prendere almeno un 30 punti, secondo me potenzialmente li ha, ho solo paura sull'esatta attinenza con lo stile, però lo scopriremo. Quindi sabato o domenica, quando ci sarà la tappa, sperando di fare un ottimo piazzamento, non manderò comunque solo questa birra, scopriremo una volta che riceverò le schede come sarà andata e soprattutto quali saranno i giudizi un po' dei giudici. Scusate l'interruzione ragazzi, ho ricevuto da poche ore le schede di degustazione della birra che ho mandato al concorso che è avvenuto la scorsa settimana, birra di cui avete visto il video assaggio qualche istante fa. Volevo aggiornarvi su qual è stato il risultato di questa birra dopo il ricevimento delle schede di degustazione. Schede che sono state compilate, dopo ovviamente aver assaggiato la birra, da Christian Barchetta e da Christian Bordonaro, se non leggo male. Comunque, birra numero 53, che ha ricevuto un giudizio di 37 e 35 cinquantesimi. È stato abbastanza confermato tutto quello che avevo previsto dai vari assaggi che ho fatto. Allora, andiamo sulla parte dell'aroma, dove comunque ho preso un giudizio di 8 su 12 e di 9 su 12, dove mi riscontrano appunto note di caramello, che in realtà avevo sentito ma non così evidenti, oltre a note di tostato in evidenza, quindi la parte del tostato è confermata. Bordonaro ha rilevato anche una leggera salamoia che io personalmente non ho sentito, però ci sta. Andiamo a vedere sulla parte dell'aspetto, in questo caso ho preso 3 su 3, quindi colore come da stile, marrone, schiuma color avorio, sembrerebbe, e persistente, per cui direi che sul lato estetico tutto confermato. In realtà no, Bordonaro mi ha tolto un punto penalizzandolo per probabilmente una sorta di non limpidezza assoluta, non lo so, non sono d'accordo, ma va bene, ci sta. Per quanto riguarda invece il flavor, mi danno un buon bilanciamento tra il malto e il luppolo, quindi un ottimo equilibrio da quel punto di vista, con un ottimo punto d'amaro.
per cui appropriato rispetto allo stile. Parliamo invece del mouthfeel, dove mi viene riscontrato un corpo abbastanza esile, buona la carbonazione, nessun difetto di astringenza, per cui anche qui tutto sommato positivo il giudizio, 4 su 5 e 3 su 5, quindi Bordonaro mi sta un po' penalizzando in questi due aspetti, sull'estetica e sul mouthfeel, poi per il resto si trovano praticamente alla perfezione. Sulle impressioni generali invece mi viene detta buona birra, troppo tostato per una Schwarz, quindi confermato la parte del tostato, ma era evidente, era troppo alto per essere attinente allo stile dal mio punto di vista. Non sono un gran conoscitore, però secondo me il tostato un po' spiccava troppo. Buona birra, peccato per un tostato, qui vabbè, mi viene detto sostituire i tostati con i carafa, i tostati erano i carafa, però vabbè. Al netto di tutto questo, comunque una birra che ha raggiunto 37 cinquantesimi e 35 cinquantesimi, diciamo oltre la sufficienza che io ritengo come tale. Per cui se riesco a trovare la chiave di volta per contenere la parte del tostato senza stravolgere l'intera birra, quindi la complessità dell'intera birra, secondo me è una produzione che può avere qualche nota di merito, magari piazzarsi a un tavolo finale, perché no, vincere una tappa di qualche contest. Per cui ecco, mi sono permesso di interrompere il video perché schede alla mano mi sembrava giusto condividere per completezza della degustazione. Per cui io spero per oggi di avervi raccontato un po' tutto, spero che questo video di intrattenimento vi sia piaciuto, in tal caso vi ricordo di mettere un bel mi piace qui sotto. Io vi ringrazio, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!